Da oggi gli aquilani avranno la possibilità di rivolgersi ad un nuovo servizio sociale. Finanziato dai fondi della progettazione Emergenza Abruzzo, lo sportello itinerante Migrantibus nasce su iniziativa dell'associazione Anolf di Teramo, con lo scopo di contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale nelle comunità colpite dal sisma. Proponendosi come punto d'incontro tra immigrati e famiglie, Migrantibus svolge gratuitamente attività di informazione, orientamento e consulenza per gli immigrati che necessitano di sostegno nelle procedure di regolarizzazione e di accesso ai servizi e per le persone in condizioni di non piena autosufficienza e le loro famiglie. Nel progetto sono coinvolte come partner le associazioni Anteas Itaca di Teramo, Acon Service di San Salvo, la sezione aquilana dell'Anolf e la sezione di Teramo e l'Aquila del sindacato CISL. Da settembre 2011 fino a ottobre 2012 il camper dello sportello Migrantibus si muoverà ogni martedì e giovedì su diversi comuni dell'Aquilano. È un'iniziativa che si aggiunge alle altre che facciamo ogni giorno per cercare di rendere la nostra popolazione più integrata. Verranno date informazioni, servizi, scambio di opinioni, input anche alle persone interessate per inserirsi meglio nel nostro territorio. La popolazione del nostro territorio, del nostro comprensorio e del nostro comune, prima del sisma aveva un suo assetto, anche la popolazione immigrata diciamo si dedicava a determinati lavori. Dopo il sisma c'è un afflusso molto maggiore di immigrati, soprattutto nel campo dell'edilizia, e questa presenza ovviamente, se non ben organizzata, se non ben aiutata, può anche sortire effetti di contraddizione, e crediamo che anche questa iniziativa possa aiutare a rendere la nostra comunità una comunità.